Molti talenti, anche a questa età. Molti, troppi talenti, quando ci sono troppi talenti è tutto complicato, ma è divertente perché anche stasera hanno dimostrato che l'età non conta, quando c'è un talento la gestualità tecnica è fantastica. Il suo figlio Adrian meglio nella squadra rumena o dell'All Stars? Guarda, sono felice perché è stata una serata bellissima. Di emozioni, sentimento, la gente ha partecipato tanto e Adrian merita questo affetto. È stato un talento, adesso sta in capello. Vuole diventare il talento anche da allenatore, le caratteristiche ci sono, quindi gli auguro veramente di poter ritornare, vederlo in panchina e magari vincere la vita. L'allenatore della Romania, Mr. Hagi, ha stato più in campo, ha giocato di più, dichiara di stare Hagi può fare quello che vuole perché è talmente bravo che tutti vorremmo vederlo sempre in campo e quando ha la palla, ancora adesso, ha una capacità di vedere il gioco, di calciare, è straordinaria. Quindi, diciamo, come dicevi prima, tanti talenti, forse troppi, però ripeto, è stata una serata indimenticabile. Gli abbiamo domandato a tutti gli altri della situazione di oggi, della squadra azzurra di Mancini e della nostra nazionale che non ce la facciamo più a un mondiale. Purtroppo ci sono dei momenti dove bisogna accettare questa situazione. L'Italia purtroppo ha sbagliato due rigori dalla fase di qualificazione. Bisogna accettare, da sportivi quando vinci siamo tutti con un CT, quando si perde dobbiamo essere tutti con un CT. Quindi sia Romania che l'Italia devono lavorare per migliorare quello che c'è, ma soprattutto per dare la possibilità anche ai giovani di fare esperienza. Abbiamo pochi romeni oggi nella Serie A e quelli che siano restati che Stefan Radu, Kirikesh. Perché crede lei che non siamo come nell'epoca di Adrian? Allora voglio dire, l'Italia e Romania ha sempre prodotto talenti, sempre come cultura calcistica, i talenti ci sono sempre stati. Quindi io sono convinto che ci sono ancora. Sì, però per esempio Mikhail, Denis Mann. Sì, bisogna avere pazienza, bisogna aspettare i ragazzi giovani. Non possiamo dall'oggi a domani pensare che possono fare la differenza. Però dobbiamo pensare che la nostra storia italiana e rumena sui talenti è stata una storia vincente e lo sarà anche in futuro. Cioè, le piace anche Mikhail e Denis Mann? Li avete visto? Bisogna avere solo pazienza, non possiamo avere tutto subito. È un Prandelli con loro come lei con Adrian, no? Assolutamente sì. Grazie. Grazie.